Nel secondo episodio di questo viaggio abbiamo affrontato una missione molto difficile. Ma adesso partiamo dall'inizio. Io e Matteo siamo sempre in Costa Smeralda. E mentre registravamo il primo episodio, dove per 24 ore ho lavorato come PR di una discoteca, l'Istalele, famosa l'Istalele, abbiamo notato a Porto Cervo una cosa molto particolare. Questa qua è tutta gente che mentre mangia il gelato sta guardando gli yacht come se fosse allo zoo. E cercando su internet abbiamo scoperto che questa cosa ha un nome: yacht watching. Ma noi non volevamo soltanto guardarli, volevamo salirci per vivere noi un sogno. Ma con quale scusa potevamo farlo? Per fare una festa? No. Per fare un giro? No. Il caldo e il costo di 8 euro a bottiglia d'acqua ci ha servito su un piatto d'argento la soluzione. Dovevamo scroccare un bicchiere d'acqua sullo yacht di un milionario. Mettetevi comodi e godetevi il viaggio. La missione di oggi sarà molto difficile. La nostra missione inizia nel momento più fresco della giornata, alle 12. Ci sono due possibilità, anzi tre. Ma prima di partire, o ci mandano in butta fuori e ci picchiano e non ci fanno mai più entrare a Porto Cervo. Ipotizziamo quello che potrebbe succedere oggi. O ci fanno salire dopo 300 tentativi, o c'è il mio migliore amico Gianluca Vacchi che ci manda un filippino a prenderci. Sarebbe incredibile. Una cosa che invece non era così incredibile era la nostra tattica. Quindi la tattica, vogliamo ripeterla, andare lì e dire: vorremmo avere un bicchiere d'acqua sul tuo yacht. Cosa mai potrebbe andare storto con una tattica così precisa ed elaborata? Potremmo essere dei ladri. Tipo tutto. Ma comunque siamo carichi e soprattutto molto assetati. Tentativo 1, non far chiamare la polizia a nessuno. La prima cosa che farei è che arrivasse uno con una videocamera a casa mia. Vedi? Ci proviamo. Iniziamo la nostra missione dal centro di Porto Cervo. Spieghiamo un attimo com'è strutturata Porto Cervo. Allora, da questa parte c'è il Porto Vecchio, che ha una ventina di barche. Ci sono altri yacht, però, che sono a Porto Cervo Marina. Io direi di andare subito sui più belli. E partendo convinti dagli yacht più belli. Sì, andiamo a farci dire di no dei migliori subito. Scegliendo per bene il nostro primo yacht. Secondo te è meglio italiano o estero? Secondo me l'estero è più probabile che ti dica di sì. Andiamo lì. Facciamo. Sorry, one question. E dopo aver affinato il mio inglese, individuiamo la barca e ci lanciamo. Vorremmo provare a bere un bicchiere d'acqua su uno yacht. Perché c'è l'armatore a bordo, è una privata. Insomma, il proprietario è a bordo. Dovrebbe essere una cosa positiva, no? Ma lui no, non vuole nessuno. Non vuole nessuno. Non è impossibile. Ecco il primo gentile rifiuto. Ma secondo te abbiamo sbagliato qualcosa nell'approccio oppure... Ci possono ci dire può stare, di sì, qualcuno, potrebbe cioè capitare che qualcuno ci dica di sì. Se c'è un comandante, per esempio, da solo a bordo, sì. È più probabile. Più probabile anche è meglio. Almeno abbiamo capito qualcosa in più su come muoverci. Va benissimo, grazie mille. Bisogna puntare gli yacht con il comandante a bordo e il proprietario fuori. Non ci arrendiamo qua. Così ripartiamo avvistandone uno dal quale erano appena scese delle persone. Magari non c'è il proprietario, sono appena uscite. E davvero madrelingua inglese, mi lancio all'attacco. Do you speak Italian? Yeah, ciao. Questa volta non partendo subito dalla nostra richiesta, ma prendendola un po' alla larga. Siamo curiosi, insomma, e volevamo sapere qualcosa sullo yacht, tipo quanto costa o cose così. Questa barca, minimo 35 milioni di euro, massimo 50 con questa misura. Così, dopo una prima domanda. Ma quanti siete a bordo di crew? Equipaggio 11. Una seconda. E invece quanti posti letto ci sono? Posto letto per guest, 12. Più l'equipaggio. E tante altre per entrare in confidenza con lui. Quanto vi fermate qui? Magari ancora una settimana. Ritorna in Turchia dopo. Così da non sembrare dei pazzi che vogliono fare una rapina. Sono italiani su questa barca? Questa barca siamo quattro italiani. Sono italiani. Arriva il momento perfetto per svelargli il perché di tutte quelle mie domande. Secondo te è possibile salire a bordo? Abbiamo i ospiti dentro. Ma niente da fare. Un altro gentile rifiuto. Quindi secondo te è meglio andare dove non c'è il proprietario dentro? Sì, però un po' difficile. Dandoci anche lui lo stesso consiglio. Se non c'è il proprietario, non dico sì, ma
Probabile. Forse, probabile. E nonostante proviamo fino all'ultimo a non mollare la presa. E secondo te non gli si può proprio provare a disturbarli un secondo a chiederglielo? No, proprio non. L'hanno già detto. Sì. Ci liquida così. Gentilissimo, veramente. Grazie, ciao. E mentre sconsolati cerchiamo altri yacht, scopriamo una cosa molto interessante. Se tu scrivi il nome della barca e forse la nazione della bandiera, trovi. Proviamo. Quasi vita, morte, ma miracolo. Ma quello lì? Sì, ti dice tutto. Inserendo su Google il nome di una barca è possibile ottenere un sacco di informazioni. Questa barca qui, il proprietario è Schottenstein. Potremmo andare lì e dire che sono amici del signor Schottenstein. Sono Matteo Schottenstein. Spacciarsi per i cugini del signor Schottenstein potrebbe funzionare. Lui è il proprietario dell'American Eagle, ha un patrimonio netto di 2,7 miliardi di dollari. Ma sì, potremmo essere benissimo i cugini calabresi del signor Schottenstein. Sorry man, an information. We want to show a boat and maybe drink a glass of water. No, this boat is not possible. Not possible. I'm sorry. Okay. Our boss is really private. Thank you very much. Bye bye. Niente, evidentemente il signor Schottenstein non ha cugini. Io speak Italian? No. Ma non ci abbattiamo e ripartiamo utilizzando sempre tattiche diverse. No, not this one. Very private. Niente, nemmeno questo. Forse il costo dell'acqua a Porto Cervo spaventa anche questi milionari e prendiamo l'ennesimo gentile rifiuto. Visit the yacht. No. Ok. O più probabile li spaventa il mio inglese. Bye. Good vacation. Vacation è proprio l'ultimo dei problemi. Ma anche quando proviamo con uno yacht italiano. Ciao ragazzi. Niente, mi hanno cagato. La situazione non migliora. Sorry. Niente. Grazie. Anzi, degenera del tutto. Speranzoso. Zero, per niente. Siamo demoralizzati, ma soprattutto sogniamo quel fresco bicchiere d'acqua. Quando... L'ho trovato pure io, l'hanno cacciato tutti. Sì. Cos'è che ti avete chiesto? Giusto 2 minuti per vedere cosa ci provo, possiamo. Un ragazzo mi ferma e mi dà qualche informazione interessante su una barca dove sembrano essere più disponibili. Questi italiani. Mio figlio sta dormendo, però dopo tipo 20 minuti stanno solo vecchi là sopra. Così tentiamo il tutto per tutto e partiamo all'attacco. Ciao, scusami. Ah, stiamo cercando di bere un bicchiere d'acqua su uno yacht. Ma il motore che è incentrato. Ma per dirti c'è gli dà fastidio quando mettiamo storie. Il ragazzo giovane ci dona subito il suo gentile rifiuto. Ma il signore più anziano dietro ci pensa un attimo. Se ripasso tra un pochino è possibile. E ci regala una speranza. Tra quanto possiamo passare? Va bene, grazie mille. La speranza che tra 30 minuti avremmo potuto vivere il sogno di scroccare quel bicchiere d'acqua sullo yacht. Non mi sa tanto di supercazzo. No, perché finché c'era il ragazzo era una supercazzo. Ma è arrivato, si è alzato il signore e ci ha detto di sì. Però ci ha detto anche che la barca non è sua. Però che la barca non è sua. Io sono molto speranzoso. Così passiamo i 30 minuti successivi ad aspettare. Già mi sono ustionato nel giorno da Pierre, non rifaccio questo errore. Convinti di avere ormai portato a termine la missione. Com'è? Spalmata bene? No. Bene. Ma pochi minuti dopo sembra esserci un problema. Era lui? Non lo so. Vediamo il ragazzo della barca scendere e poi ritornare di fretta a bordo. Secondo te è fattibile? Dobbiamo lasciarlo meglio adesso. Quindi dici di no? Niente, grazie lo stesso. Non ci posso credere, era una mia grande speranza. Così, con il morale sotto i piedi, sono scoraggiato, cazzo. Diciamo che è il momento di cambiare zona. E mentre continuiamo a camminare e sognare quel bicchiere d'acqua, la nostra missione riparte. Qui potrebbe essere molto più interessante perché c'è molta meno gente. Ci saranno 45 gradi comunque. Sai com'è il mare, dato che ancora non l'abbiamo provato? Avevo capito che era il momento di cambiare tattica. Ciao, scusami. Chiediamo alle persone se ci offrono un bicchiere d'acqua sullo yacht. Così provo ad usarne una ben precisa, quella di fargli pena. Tanti ci dicono di no. Tu sarai un altro a dirci di no oppure forse ci dici di sì? Dubito, fortemente. Niente, l'ennesimo gentile rifiuto. Ma c'è il comandante a bordo. Io di sì, ma forse è lei. Quindi non si può rompere le palle al comandante. Perché cavolo. È il primo ufficiale che fa. Vediamo che dice il primo.
primo ufficiale. E provate a dire cosa ha risposto il primo ufficiale a due pazzi che vogliono salire su uno yacht per bere dell'acqua. E ti ha anche insultato, mi sa. Va bene, grazie. Per me la missione, dopo 5 ore di tentativi falliti, era finita. Questo video non sarebbe mai uscito e noi avremmo speso 8 euro per dell'acqua. Ma tornando alla macchina, noto un uomo scendere da uno yacht e faccio un ultimissimo tentativo. Ti abbiamo visto scendere da uno yacht, è sì. Tuo per caso? No. Chiediamo di salire su uno yacht e farci offrire un bicchiere d'acqua. Quanto tempo avete? E da questa domanda il mio sogno ricomincia a vivere. Quanto vuoi? Nel senso, perché stiamo aspettando degli ospiti. E siete qua in serata o domani o volentieri? Anche se, forse, poteva essere l'ennesima cavolata di chi non sapeva come dirci di no. Ma non sono ancora arrivati gli ospiti? Non sono ancora arrivati, però siamo in preparazione. Così ci proviamo fino alla fine. 5 minuti proprio. Ma neanche meno di 5, eh. Cioè, davvero saliamo... Facciamo tra mezz'ora? Tra mezz'ora? Tra mezz'ora. Tra mezz'ora. Grazie mille. Ci sta regalando un sogno. Ricordatelo, grazie. E riusciamo ad ottenere una promessa. Cosa è successo? Ci allora. Stavamo andando. Qual è la barca sua poi? C'eravamo arresi come due poveri lupi. Così felicissimi ci mettiamo ad aspettare ed aspettare ed aspettare ancora. Ricordando che anche l'ultima volta era questione di una mezz'oretta. Adesso è passata mezz'ora precisa, però non lo vedo. Ha tirato il pacco pure lui, no? L'ennesimo a regalarci un gentile rifiuto. O forse no. Lui, non ci credo. Fa il disinvolto, come se non stessimo qui da 45 minuti. Pensavamo ci avessi abbandonato. Olè, perfetto. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per lo scrocco. Aspetta che c'ho paura di cadere. Comandante, no. Abbiamo beccato la persona giusta, quindi. Quindi la persona che ci ha fatto salire a bordo è il comandante. Possiamo curiosare. Sì, sì. Ma prima di completare la nostra missione, voglio scoprire di più su questo yacht. E no, questo è un motor yacht di 30 metri, è nuova, siamo sui 9 milioni. Se si prendesse a noleggio? Sulle 80.000 a settimana. Ok. E chi ce l'ha a noleggio in questo momento? Noi per adesso abbiamo una famiglia araba. Ok. Clienti che ritornano. Tornano e fanno 3 settimane con noi. Quante persone potrebbero vivere? Qui, massimo 12 navigazioni. Ah, invece dell'equipaggio quante persone? L'equipaggio siamo 4. E giù abbiamo 4 cabine doppie. E così sfrutto l'occasione e visito le camere dello yacht. Sì? Questa è la VIP. Questa è la VIP. Mica per caso la famiglia araba dei cugini calabresi dispersi per il mondo che vuole ospitare? Questa sarà dei genitori. Questa è di chi paga di solito. Quella di chi paga. Vabbè, forse non è il caso di chiederglielo. Se c'ho 80.000 euro così che mi avanzano, io un giretto lo faccio. Va benissimo, ci ha regalato il sogno della Costa Smeralda. È un posto che ci permette di fare il lavoro che ci piace. Così, dopo tante ore e tanti gentili rifiuti, riusciamo a scroccare la nostra tanto desiderata. Bevo. Bottiglia d'acqua. Ciao, 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 buon lavoro. Posso dire che follia. Insomma, questa era la storia di come ci siamo dissetati nel modo più strano di sempre. Abbiamo vissuto un sogno gratis. Ma il viaggio era ancora lungo e dovevamo affrontare tante altre avventure. C'è la spiaggia più in fondo dei nudisti. Sì. Davvero? Chi non ha soldi è un unicorno. Ah, ti pagano per venire a ballare? Più o meno. Qualcuno ci ha infamati di brutto pure. Ci hanno beccati.